buonasera a tutte e tutti, ciao, grazie per il microfono. E dunque, a me l'onore di darvi il benvenuto a questo appuntamento del Festival Interazioni, il primo festival che organizza Comunet Officine Corsare in collaborazione col Circolo Risorgimento che ci ospita, con Cassetta Popolare e rispetto a questo incontro specifico con AF sulla testa, che è una rete nazionale di attivisti e attiviste. Per chi ha seguito i lavori del festival nei giorni precedenti sa che abbiamo suddiviso le serate per diciamo temi, e questa sera ci occupiamo di lavoro. Non vi nascondo che all'interno dell'associazione ci siamo interrogati parecchio su quale dovesse essere un po' l'approfondimento di questa serata, cioè di che cosa un festival che si impegna a parlare, approfondire questioni legate al mondo del lavoro, su che cosa dovesse concentrarsi. E devo dirvi che in un quadro di diciamo generale difficoltà per quanto riguarda le tutele per i lavoratori e le lavoratrici, in un quadro di assenza di stabilità contrattuale, assenza di tutele antifortunistiche, abbiamo però pensato che c'è un'assenza che diciamo si fa sentire più di altre, che è l'assenza di parametri minimi che regolino, no, la retribuzione secondo uno standard di sufficienza e proporzionalità, che è quello che la Costituzione imporrebbe a ogni rapporto di lavoro. E non perché questi standard siano completamente assenti, ma perché è un dato di fatto che ci sia un progressivo impoverimento della classe lavoratrice, e che bisogna intervenire se ci si vuole occupare di lavoro e di tutele nel mondo del lavoro, intervenire per interrompere questo progressivo scivolamento. E allora l'idea di questa serata è interrogarci un po' collettivamente su quali possono essere gli strumenti per interrompere questa caduta vertiginosa che sta andando ad intaccare proprio un equilibrio fondamentale nella regolazione del rapporto di lavoro, perché ovviamente il rapporto di lavoro è un rapporto, come tutti i rapporti giuridici, è un rapporto di scambio, no? Per cui il lavoratore rende la propria prestazione e viene pagato per questa in base alla quantità e alla qualità del lavoro che svolge. Se noi interrompiamo però questa proporzionalità, questa corrispettività, perché a un certo punto è il datore di lavoro che arbitrariamente stabilisce qual è la retribuzione che deve essere stabilita, che deve essere versata al lavoratore, arbitrariamente perché? Perché magari si trova in una posizione di tale forza per cui è in grado di imporre unilateralmente il pagamento e la retribuzione. Allora dovremmo trovare un modo per aiutare la classe lavoratrice, dovremmo dare un supporto, l'idea della serata è appunto confrontarci su quale debba essere la natura di questo supporto. Abbiamo qui presenti, adesso darò mano a mano a loro la parola, Simone Fana, che è referente del gruppo lavoro di AF ed è coautore di Basta salari da fame e si occupa da tempo della questione salariale, Gaia De Regibus, referente su Torino del collettivo Chi si cura di te, Elena Petrosino della segreteria di CGIL Torino, e Marco Marrone, che è ricercatore in sociologia del lavoro. Inizierei col dare la parola a Simone, al quale chiederei come appunto referente della rete AF, adesso ce lo racconterà lui nel dettaglio, come AF è stata lanciata una campagna politica, abbiamo lanciato una campagna politica proprio sulla questione salariale, che si chiama Sotto 10 Sfruttamento, e quindi ti chiederei di raccontarci un po', di entrare nel vivo di questa campagna e di dirci un po' la tua su quali sono secondo te gli strumenti per interrompere questo lento declino della retribuzione nel mondo del lavoro.
Monologo di Simone Sono Fana. diretta. Sì, mi sentite bene. E intanto buonasera a tutte e tutti. Grazie per l'invito e grazie Anita per la presentazione. Noi abbiamo deciso come gruppo App di lanciare una campagna sul salario minimo e sul reddito, perché crediamo che oggi siano due parole che, come dire, dividano in due la società italiana e non solo. Dividono in due la società tra chi oggi è sfruttato e chi è costretto appunto a perdere il proprio posto di lavoro e viene ogni giorno sostanzialmente attaccato da quasi tutto l'arco parlamentare, perché è sussidiato, perché ha appunto un reddito senza lavorare, perché è un lavativo, perché è un lazzarone. Non solo dall'arco parlamentare, ovviamente, ma da un blocco di interessi vasto che governa questo paese e che lo ha governato per 30 anni. E quindi la questione salariale è un modo per dividere in due la società, appunto. Una parte a cui speriamo di rivolgerci e pensiamo di rivolgerci, che in questi anni ha subito solamente, appunto, o compressione dei diritti o compressione, appunto, e compressione dei salari. E diciamo sotto 10 è sfruttamento, cioè diciamo che oggi serve intervenire per stabilire un salario minimo di 10 euro lordi l'ora. Perché diciamo 10 euro lordi l'ora? Perché è una, diciamo, in linea con quello che è l'articolo 36 della Costituzione, è una paga oraria che assicura a ogni lavoratore e a ogni lavoratrice un'esistenza libera e dignitosa. Oggi stabilire un salario minimo di 10 euro lordi l'ora significa parlare a più di 5 milioni di lavoratori e di lavoratrici. Perché questo è un paese che in questi anni ha visto aumentare a dismisura la fascia di lavoro povero. Considerate che ci sono circa 5 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 10.000, diciamo, un reddito annuo inferiore ai 10.000 euro, cioè significa un reddito annuo sotto la soglia della povertà. Com'è capitato tutto questo? Lo sappiamo, insomma, politiche di privatizzazione da una parte, politiche di liberalizzazione del mercato del lavoro dall'altra. Politiche avevano come unico obiettivo quello di garantire, diciamo, elementi di competitività al sistema delle imprese e all'economia attraverso il taglio dei salari. Oggi la questione salariale è una questione che riguarda trasversalmente la società italiana. E questa è la novità che vorremmo portare nella discussione pubblica. Oggi parlare di salario minimo a 10 euro lordi l'ora non significa parlare più soltanto a delle periferie del mercato del lavoro. Si pensa spesso, non lo so, a delle figure appunto periferiche, si pensa ai rider, si pensa a delle figure particolarmente sfruttate nel mercato del lavoro. No, oggi in una condizione di impoverimento vivono anche i lavoratori della logistica, vivono i lavoratori dei servizi sociali, cioè i lavoratori del settore pubblico che sono stati esternalizzati e che svolgono una funzione fondamentale, direi essenziale per la riproduzione della società. Pensate a tutte le politiche di accoglienza, ai servizi socio-educativi, quindi alle lavoratrici e ai lavoratori che si occupano, che lavorano, che operano nei servizi, appunto negli asili nido, al mondo dell'insegnamento, ai giornalisti, una parte del mondo del giornalismo che viene pagato a cottimo, a alcune fasce di mondo del lavoro tradizionale, di classe operaia tradizionale che ha visto negli anni crollare il proprio salario. Quindi affrontare la questione salariale significa oggi parlare a una parte fondamentale della società italiana, non più una parte minoritaria, ma una parte sempre più maggioritaria. Citavo il dato dei 5 milioni di lavoratori con un reddito annuo inferiore ai 10.000 euro. Pensate soltanto che l'INPS ci ha detto, sappiamo, che un lavoratore su tre in Italia ha un salario inferiore al 60% del valore mediano. Che cos'è il valore mediano? Il valore mediano è quel valore che divide in due la distribuzione del reddito tra il 50% più ricco e il 50% più povero. Un lavoratore su tre ha un salario inferiore al 60% del valore mediano. Quindi vive in una condizione di povertà, che povertà relativa significa che un lavoratore su tre in Italia, se ha una spesa, diciamo, imprevista, non riesce appunto
appunto a rispondere a una spesa imprevista. Se deve andare dal dentista, non può permettersi di andare dal dentista, facendo esempi molto concreti. Quindi la maglia del lavoro povero si è allargata enormemente. E quindi il tentativo è questo, è quello di parlare non più, appunto, ripeto, una minoranza, una periferia del mondo del lavoro, ma parlare a uno spettro molto largo del mondo del lavoro. Noi è 10 anni, 15 anni che ci interroghiamo su come e su cosa, quali sono le parole d'ordine per ricomporre quella parte di società che è stata divisa, no? Si ragiona sempre, spesso, a sinistra, su quali sono le parole d'ordine, su quali sono, diciamo, i temi, le questioni che riescono a ricomporre il mondo del lavoro. Io credo che, e noi crediamo che oggi non si può pensare di rispondere a questa domanda se non si assume il tema della condizione materiale delle persone. Non riusciamo a rispondere al tema della ricomposizione del mondo del lavoro se non si assume la questione materiale, cioè la questione salariale. Perché, badate, la questione salariale non è una questione che è, appunto, esclusivamente il salario per acquistare i beni di prima necessità. La questione salariale è oggi un elemento che risponde a una domanda di sicurezza sociale e quindi di libertà, di autonomia. Oggi i lavoratori poveri, che sono, appunto, stanno crescendo sempre di più, sono lavoratori ricattabili, che non hanno la possibilità di esercitare la propria libertà in maniera quotidianamente. Quindi risponde a due domande fondamentali a cui in questo paese ha risposto prevalentemente la destra. Le due grandi domande che stanno a fondamento di un ordinamento politico e sono la domanda di sicurezza e di libertà, a queste due domande ha risposto la destra nelle forme regressive che conosciamo, la sicurezza e la sicurezza dei lavoratori italiani contro i lavoratori migranti, la libertà e la libertà dallo Stato, no? E l'individualismo proprietario, la libertà di farmi gli affari miei, magari di non pagare le tasse. Ecco, la questione salariale è un modo diverso di rispondere a queste stesse domande a cui la sinistra deve rispondere, alla domanda di sicurezza sociale che è il fondamento della libertà, di una libertà però, appunto, declinata in termini progressivi e non in termini esclusivi. È una questione, la questione salariale, che poi ha due elementi fondamentali. È una questione di parte, perché, ripeto, risponde a una parte di società, quella che, appunto, deve lavorare per vivere, ma è anche una questione generale, la questione salariale. Noi viviamo da 30 anni in cui al mondo del lavoro è stato chiesto di fare sacrifici. Sono 30 anni che siamo dentro, diciamo, una spada di Damocle, di sacrifici. Una volta, per entrare dentro i parametri di Maastricht, non bisognava alzare i salari, bisognava contenerli i salari. E questo è il senso dell'accordo 92-93, di quegli accordi, no? Entrare Maastricht richiede che il mondo del lavoro faccia dei sacrifici. Lo abbiamo visto dopo la crisi del 2008-2009, sempre la stessa identica retorica. Dobbiamo cercare di fare dei sacrifici e per garantire un aumento dell'occupazione è bene che il mondo del lavoro sia più flessibile, che consentiamo alle imprese di dare più strumenti per assumere, no? E quindi liberalizziamo il mondo del lavoro in entrata, aumentando, diciamo, la gamma delle forme di lavoro e delle forme di assunzione. Pensate alla liberalizzazione dei contratti a termine che è avvenuta con Poletti e che oggi è stata ripristinata. Perché solo così si riesce a crescere, no? In realtà quello che noi vediamo è che in questi 30 anni la crescita dell'economia italiana è bassa, ed è bassa per un motivo preciso, perché sono bassi i consumi privati e quindi, diciamo, la spesa, la possibilità dei lavoratori e delle lavoratrici di spendere, quindi una compressione della domanda interna, dei consumi e degli investimenti pubblici e degli investimenti privati. Cioè la domanda è stata sacrificata e per questa ragione il paese cresce meno di altri paesi in Europa. Quindi, come dire, la questione salariale non risponde solamente a una questione che riguarda l'impoverimento del mondo del lavoro, ma guarda anche a un modo diverso di rimettere insieme questo paese, di farlo crescere in maniera più uguale e non in maniera diseguale come è cresciuto in questi 30 anni. Restituendo potere d'acquisto reale alle classi lavoratrici, restituendo anche cosa? Un meccanismo virtuoso, perché se noi oggi alziamo i salari, il nostro sistema produttivo è obbligato a competere investendo, facendo investimenti in innovazione e sviluppo, facendo investimenti tecnologici, aumentando la propria dotazione tecnologica.
Oggi, negli ultimi 30 anni, invece, abbiamo dato la possibilità di poter competere comprimendo il costo del lavoro. E il risultato di tutto questo è che viviamo, e questa è una città che è una testimonianza viva di questo processo, dentro una dinamica di deindustrializzazione, quindi di impoverimento del tessuto produttivo e di stagnazione, se non di regressione dei salari. Quindi partire dalla questione salariale significa rispondere agli interessi di una parte di società, ma rimettere in circolo un'idea diversa di sviluppo e di crescita, una crescita che bilanci, come dire, gli interessi e torni a restituire centralità agli interessi anche del mondo e di chi lavora. E attorno a questo tema c'è anche la grande questione del reddito, perché noi sappiamo che oggi non possiamo semplicemente pensare che parlare alla maggioranza delle persone significa esclusivamente parlare di salario. C'è una parte del mondo del lavoro che vive in un limbo di sottoccupazione e disoccupazione. E non è un caso anche qui che questo mondo è sotto attacco, perché questo è un paese che è cresciuto negli anni perché ha costruito un vero e proprio esercito industriale di riserva. Scusatemi l'espressione un po' retro, ma di questo si tratta. Quando voi vedete che nella crisi pandemica a perdere il lavoro sono i giovani e le donne che avevano prevalentemente contratti temporanei, che avevano prevalentemente contratti precari e che oggi vengono assunti dentro contratti a termine, sempre contratti precari, significa l'utilizzo di questo mondo del lavoro e del non lavoro come esercito industriale di riserva. Quindi io, impresa, posso tranquillamente, nelle fasi alte del ciclo, utilizzare questi lavoratori perché sono lavoratori poveri, perché non hanno diritti, perché non hanno tutele collettive, e quindi il reddito è un grande strumento per poter dire di no, per poter dire no, io non posso lavorare per 500 euro l'ora, mensili, non posso lavorare per 5 euro l'ora, per 500 euro mensili, non posso lavorare per sotto forma di tirocinio, di stage, no, io devo lavorare e posso lavorare se ho un contratto di lavoro stabile, se ho un salario sicuro. È per questo che bisogna rafforzare anche l'altra base, l'altra direttrice, che è il reddito e quindi il welfare, perché senza protezione sociale i lavoratori, una parte del mondo del lavoro, resta sempre invischiata in questo limbo di sottoccupazione e disoccupazione, diventa appunto un esercito industriale di riserva che il mondo delle imprese utilizza nelle fasi alte del ciclo, assumendole con contratti a termine o attraverso, pensate ai contratti in somministrazione, no? Il lavoro in affitto, che in quest'ultima fase di crescita dell'occupazione è aumentato, non è un caso. Anche dopo la crisi, no? Del 2008-2009, noi abbiamo assistito a un'enorme ondata del contratto in somministrazione, no? del contratto in affitto. È un contratto che dura pochissimi mesi, voi pensate che il 30% dei contratti a tempo determinato in Italia ha una durata inferiore a una settimana, questi sono i dati, quindi noi non dobbiamo dire di no a questo meccanismo. È l'unico, uno degli strumenti per poter dire di no è quello di rafforzare il reddito, e non è un caso che oggi il reddito sia invece sotto attacco, perché attraverso l'attacco al reddito si fa un attacco ai salari. Se io ti dico voglio togliere il reddito di cittadinanza è perché io ti voglio assumere con un contratto povero, con un lavoro povero, con un salario basso, e per questo noi dobbiamo dire invece sì reddito e sì salario minimo, perché io non posso essere ricattabile e io devo avere un salario che mi consenta di vivere dignitosamente in maniera libera. Esatto, no? Quando è stato un bel primo piano sul vino. E, grazie Simone. Passerei la parola a Elena di CGL, chiedendoti di sviluppare, partendo da quello che ha detto Simone, un altro pezzo di riflessione, nel senso che è pacifico che siamo in un contesto in cui appunto c'è un arretramento delle tutele, poca stabilità contrattuale, poche garanzie, molta flessibilità in uscita ma anche in entrata, e il punto però è che purtroppo non è solo questo, come dicevamo e come comunque diceva anche Simone, cioè ci troviamo anche a volte di fronte a un contratto di lavoro perfettamente stabile a tempo indeterminato di 40 ore, in cui però il lavoratore
resta comunque povero perché ha una retribuzione che non gli garantisce poi effettivamente di vivere quell'esistenza libera e dignitosa e di quindi avere una paga proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro. Questo sicuramente per diverse ragioni. E un attacco che viene mosso ai sindacati è quello che, soprattutto con riguardo alla contrattazione diciamo non stipulata dalle organizzazioni maggiormente rappresentative e comparativamente più rappresentative a livello nazionale, come sono i sindacati confederali, ma rispetto alla contrattazione poi stipulata da i sindacati minori, ha fatto sì che si creassero dei contratti che fissano dei livelli retributivi troppo bassi. Rispetto a questo fenomeno, rispetto quindi poi all'input che viene dato da una certa parte e da ultimo anche alla proposta di legge della ex ministra Catalfo, che in qualche modo partendo da una situazione di fatto ha fatto delle proposte, ti chiederei di dirci un po' voi come la vedete, ecco, che siete i padroni della contrattazione. Beh, intanto ciao a tutte e a tutti. Padroni della contrattazione direi proprio di noi, tanto. Era bello di usare padroni parlando di voi. Ecco. No, allora io condivido alcune delle riflessioni che ha portato Simone e in particolare un punto di sfondo che è quello di dire che in questa divisione internazionale del lavoro che c'è stata negli ultimi 30 anni, 20-30 anni, sicuramente l'Italia per ragioni, come dire, anche storiche, a partire dal fatto che non abbiamo materie prime, risorse energetiche, eccetera, eccetera, si è collocata in questa divisione nella fascia, diciamo, medio-bassa del mercato del lavoro. E da questo punto di vista alcune esperienze di introduzione di salario minimo legale, quindi per legge, considerate che oggi nei paesi europei noi abbiamo 21 stati che hanno il salario minimo legale, 22 se si considera la Gran Bretagna, e 5 paesi, 6 se si considera Cipro, che invece hanno un modello ancora ancorato ai contratti collettivi nazionali. Il caso forse più eclatante di cui tutti abbiamo sentito più parlare, su cui ci siamo più dibattuti, è quello della Germania, su cui alcune riflessioni oggi è possibile farle a distanza, insomma, di qualche anno. Quindi sicuramente l'introduzione di un modello che porti le paghe orarie, diciamo i minimi, più in alto, ha in qualche modo avuto il merito, come già ricordava Simone, di qualificare il mercato del lavoro, cioè di produrre più investimenti, informazione, ricerca, innovazione, eccetera. Sicuramente da questo punto di vista il nostro mercato del lavoro e la nostra situazione richiederebbe un intervento di questo tipo. Io penso che forse la causa principale di questa situazione sia proprio la deregolamentazione nel mercato del lavoro. Cioè noi oggi siamo di fronte non solo alla possibilità di fare uno shopping contrattuale, poi ci vengo per non eludere la domanda di Anita, ma anche di uno shopping rispetto alle tipologie. Cioè un padrone, un datore di lavoro che vuole assumere una persona può farlo in 50 modi diversi. 50 non è un numero a caso, è la realtà dei fatti, e dal contratto, diciamo, a tempo indeterminato a tempo pieno, che non è più neanche così, perché uno dei danni fatti dalla controriforma del mercato del lavoro, cosiddetto Jobs Act da Poletti Renzi nel 2015, è che è saltato anche l'articolo 18, quindi tutte le persone assunte dopo il 7 marzo del 2015 non hanno neanche, diciamo, la tutela reale di poter rientrare nel proprio posto di lavoro qualora quel licenziamento sia illegittimo, e quindi il grado di ricattabilità è diventato, diciamo, esponenziale. E quindi da quel tipo di contratto fino ad arrivare ai finti tirocini, in questa regione ne abbiamo 30.000 all'anno, per dare un dato no, che non sarebbero neanche un rapporto di lavoro ma un'esperienza, diciamo, in teoria sulla carta mista. Noi ci perdiamo per strada non solo salario ma anche tantissimi diritti. Quindi io credo che in un mercato del lavoro così dispari,
qualsiasi intervento, che sia lavorare sul reddito come bisogna fare, che sia lavorare sul salario con proposte rispetto al reddito, al salario minimo legale, che deve nella mia testa tenere un filo molto stretto con la contrattazione collettiva. Cioè la nostra situazione italiana non ci permette di andare verso un modello puro di salario minimo legale. Non può esserci se non si interviene a priori sul mercato del lavoro, perché a condizioni dispari un intervento su un pezzettino di quel sistema non permette di creare delle condizioni pari. Non so se sono riuscita a spiegarmi. L'altro tema è quello che già veniva ricordato. Quando noi diciamo contrattazione collettiva, anche con un aggancio al salario minimo, noi oggi, certificati depositati al CNEL, abbiamo circa 1000 contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui più o meno un terzo sottoscritti da CGIL, CISL e UIL, quindi dalle confederazioni comparativamente più rappresentative, su cui poi dirò qualcosa anche di quei contratti, che fanno sì che ad esempio in un settore come il commercio, che è uno dei settori anche nella nostra città, come ricordava Simone, che ha in parte negli anni dopo la crisi del 2008 riassorbito le espulsioni dell'industria e della manifattura, noi abbiamo in quel comparto 193 contratti collettivi nazionali di lavoro. Quindi altro che, cioè, è proprio shopping contrattuale. Quindi riforma del mercato del lavoro, cioè delle tipologie, delle modalità con cui uno entra e sta nel mercato del lavoro, perché questo permetterebbe anche di abbattere il tasso di ricattabilità, che è un elemento fondamentale che oggi viviamo in tutti i posti di lavoro. La seconda questione è dare attuazione, rendere esigibile la Costituzione, quindi fare due operazioni, uno sull'erga omnes, il cosiddetto erga omnes dei contratti, e l'altro sulla certificazione della rappresentanza e della rappresentatività, magari anche con qualche, diciamo, scoperta, ma va fatto. E questo è un tema che molto spesso lo si pensa solo sulle organizzazioni sindacali, al di là di quello che ciascuno e ciascuna di noi pensa delle organizzazioni sindacali, ma in questo momento la vera frizione di rappresentatività è sulle associazioni datoriali. Cioè le associazioni datoriali si sono completamente frammentate, credo che poi lui ce ne parlerà rispetto ai rider, dove insomma è un caso quasi scuola rispetto alla rappresentanza datoriale. E l'altro tema è, e questo riguarda in generale quello che diceva Simone sugli investimenti, qualsiasi norma noi introduciamo, poi per il sistema che abbiamo c'è la necessità di un fortissimo investimento nelle infrastrutture pubbliche, che significa tra le altre cose servizi ispettivi, perché se no, fatta una qualsiasi norma, possiamo definire il salario minimo legale a 10 euro, a 15 euro, a 12 euro, a 9 euro, ma poi nei luoghi di lavoro succede che appunto se i rapporti di forza sono ormai così squilibrati, se non c'è qualcuno che fa le ispezioni e che sanziona, questo sistema diventa assolutamente fragile, perché lascia, come oggi avviene, le lavoratrici e i lavoratori da soli di fronte a un ricatto che è sulla propria vita. Cioè decido di denunciare e di sottrarmi a questo sistema, lo faccio in perfetta solitudine mediamente, e alla fine di quel mese lì non pago l'affitto, il mutuo o quello che mi interessa rispetto alla dignità della mia vita. Quindi questi sono i temi su cui intervenire. Con un ultimo elemento di sfondo che ci tengo a richiamare, noi viviamo in un mercato del lavoro, quello italiano, dove continuano a mancare volumi di ore di lavoro, e questo sta aumentando la competizione tra le persone, perché per quel rapporto di lavoro, che sia a tempo pieno, che sia part time, che sia in grigio, che sia con qualsiasi forma, c'è una competizione altissima tra le persone. Dopo la crisi del 2008, in uscita mancavano in Italia 1.300.000.000 di ore di lavoro. Noi, Simone, insomma chi si occupa di mercato del lavoro, anch'io, si chiamano formalmente ULA, unità di lavoro. Il fatto che manchino 1.300.000.000 di ore di lavoro, e anche a fronte di questa crisi, significa che la competizione è sempre più forte tra le persone.
E attenzione, perché come dire, le rilevazioni che vengono fatte, Simone ne ricordava già qualcuna, ma se voi guardate come vengono rilevate l'occupazione su base settimanale, se una persona in quella settimana ha lavorato anche solo un'ora, viene considerata per il campione dell'Istat occupata. Magari quella persona in quella settimana ha lavorato solo quell'ora, cioè non so come spiegarmi, no? Quindi il tema di creare e strutturare investimenti per far sì che si alzi complessivamente il volume delle ore lavorabili, cioè che aumenti la quota di lavoro, è necessario per poter togliere alcuni strumenti alla ricattabilità che noi viviamo nel mondo del lavoro. Questo può essere fatto to cure con degli investimenti e dall'altra parte ripristinando anche un vecchio ragionamento che secondo me è ancora molto attuale, che è quello della redistribuzione a parità di salario delle ore di lavoro, perché se tu continui a stare per così tanti anni e decenni in una situazione, no, di mancanza di ore di lavoro e di sottooccupazione, l'altra strada per provare a dare una risposta è quella di dire distribuiamo il lavoro che c'è facendo contemporaneamente un investimento sui salari. In questo panorama noi abbiamo presentato, raccolto più di 3 milioni di firme alcuni anni fa per proporre un nuovo statuto dei lavoratori, la Carta dei diritti l'abbiamo chiamata, per aggiornare appunto rispetto alle condizioni che nei luoghi di lavoro si vivono. Quella Carta dei diritti è depositata in Parlamento, nessuno la discute ovviamente, indipendentemente dal governo. E oggi ci troviamo in una situazione per cui, immagino che voi lo sappiate, sul tema del salario minimo legale, del salario minimo, c'è una discussione molto avanzata e molto spinta a livello europeo. È stata presentata ad ottobre una seconda proposta di direttiva europea che trova una contrarietà, un muro da parte di Business Europe, che è l'associazione datoriale europea, la Confindustria europea, chiamiamola così. E un'articolazione molto differenziata tra i diversi paesi europei. Noi insomma pensiamo che sia utile, perché l'emergenza salariale è innegabile, cioè, quindi non è che si può dire no, non è così, che bisogna affrontare questo tema e arrivare a come dire, una serie di riforme strutturali, e forse questo è il momento giusto per farlo, per le risorse che in qualche modo arriveranno e stanno arrivando, quindi una riforma fiscale, una riforma del mercato del lavoro e investimenti appunto nelle infrastrutture pubbliche rispetto ai servizi ispettivi e per creare lavoro. Però è una discussione che non possiamo più rimandare, nel senso che tra part-time involontari, finte partite IVA, lavoro grigio, io credo che questa pandemia abbia fatto emergere, per chi non so come non se n'era accorto, però il fatto che davvero c'è un mercato del lavoro, un mondo del lavoro che è assolutamente sommerso e che con questa pandemia in qualche modo è esploso, è diventato molto, molto plastico. Per cui su questi temi bisogna trovare delle convergenze per proprio cambiare e forzare i rapporti di forza, perché se non ripartiamo da reinvertire e forzare i rapporti di forza, è difficile che le persone appunto nella loro frammentazione e nel loro isolamento in qualche modo possano da sole autodeterminare un cambiamento della propria situazione lavorativa e di vita. Quindi assolutamente disponibili a tutte le convergenze che possano in qualche modo intanto riportare il tema del salario e delle condizioni dignitose delle persone al centro, insomma, non solo di noi che siamo qua stasera o dei vari dibattiti che ci sono, ma la questione salariale deve proprio ridiventare la questione principale da cui, su cui il Paese deve ripartire per una discussione da lì per tutte le riforme che servono, perché se no in qualche modo va bene che discutiamo tra di noi e possiamo anche argomentare e convincerci o meno delle varie ricette, però se la questione del salario, del reddito e della dignità delle persone non torna al centro della quotidianità istituzionale, delle riforme di tutti noi, difficilmente riusciamo a invertire i rapporti di forza che si sono creati in questi 30 anni.
Grazie mille Elena. E passerei la parola a Marco, chiedendogli di farci, di condividere con noi una riflessione rispetto al rapporto, no, tra le fonti che potrebbero regolare il salario, che al momento, come diceva Elena, noi abbiamo una situazione per la quale il rapporto di lavoro, i minimi retributivi sono fissati dalla contrattazione collettiva, ma questo in realtà non è vincolante in fase genetica del rapporto di lavoro, cioè non c'è nessun vincolo per il datore di lavoro di assumere applicando un determinato minimo, perché non c'è una normativa che lo impone, perché non è mai stato applicato è rimasta inattuata la disposizione della Costituzione che prevederebbe per i sindacati che vengono riconosciuti giuridicamente l'applicazione erga omnes dei contratti collettivi che loro sottoscrivono, perché non c'è una legge che impone al datore di lavoro di applicare un determinato minimo, e quindi questo minimo poi in fase, diciamo, patologica, cioè quando poi il lavoratore fa causa, può chiedere che venga applicato il minimo retributivo di questi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ma il problema è tutelarlo in ingresso, in entrata, perché poi il lavoratore è anche sempre più debole nel riuscire a tutelarsi e a fare causa. Però è ovvio che questo pone una serie di problemi anche solo rispetto all'oggi e rispetto a come al momento viene regolata la retribuzione. Dici un po' cosa ne pensi tu rispetto all'introduzione di una legge, alla fissazione, a quello che secondo te è lo strumento che sarebbe più indicato. Ok, salve a tutti e tutte, grazie insomma ad Anita per questa bella discussione, grazie a Comunet per aver organizzato insomma questo momento, grazie anche ad App per aver insomma organizzato una campagna su un tema così centrale e decisivo come quello del salario, uno strumento a mio avviso assolutamente centrato, ecco, anche per non solo per discutere poi delle questioni meramente salariali, ma per provare a riportare anche attenzione su un tema quale quello del lavoro, che durante la pandemia ha avuto anche una luce nuova, una luce diversa, e che invece, come dire, oggi si prova a ricacciare nell'invisibilità. E secondo me quello che è successo sulla logistica, lasciatemi anche ricordare quello che è successo a Iaia a Bologna di recente, al lavoratore che è stato schiacciato, insomma, in un settore che continua ad essere sempre più turbolento dal punto di vista del potere e sul quale, come dire, è necessario tornare a riflettere ed evitare che si torni nell'invisibilità. Io, per rispondere insomma un po' alle sollecitazioni di Anita, partirei un po' da un punto, che sono quei dati dell'OCSE che immagino molti di noi abbiamo visto circolare sui social in questi ultimi giorni, che ci raccontavano dell'Italia come l'unico paese in Europa nel quale negli ultimi 30 anni il salario è diminuito, ecco, insomma, a fronte di quella che è una media di crescita di circa il 35% per i paesi, parlo dell'Europa occidentale, sarebbe da fare un'altra discussione su ciò che accade e nei paesi dell'Europa orientale, però, come dire, è sicuramente un dato che ha colpito in tanti, e mi verrebbe da dire che ha colpito soprattutto perché non tanto inatteso, in quanto insomma ce ne rendiamo conto tutti noi di quella che è stata la povertà salariale, di quella che è la condizione della povertà salariale, ma inatteso per quella che è anche la storia di questo paese, nel quale, come dire, le relazioni industriali, i sindacati, no, hanno avuto un ruolo centrale in tutto il dopoguerra, ecco. E insomma fino ad oggi. E io vorrei partire un po' da qua. Sono poi un sociologo, ecco, parto da un punto, cioè che per noi sociologi, quando si parla di salario, non si parla meramente di stipendio, non si parla meramente di buste paga, ma si parla di un rapporto di potere istituzionalizzato.
un rapporto di potere istituzionalizzato che nel corso, insomma, del Novecento, come ci racconta un grandissimo sociologo che è Robert Castel, no, è arrivato a condizionare tutti gli ambiti della società, non solo gli ambiti lavorativi, no? Addirittura Robert Castel ci dice che il salariato è stata quella figura storica, l'unica forse in grado di avere questo potere di imprimere il proprio marchio su ogni angolo della società, no? E quindi com'è stato possibile che da lì in poi si è arrivati, come dire, ai numeri che vediamo sull'OCSE? Ecco, insomma, il primo punto, è quello che cercherò un po' di argomentare, è che la perdita, come dire, il decremento salariale non è, come dire, solo causa di una perdita di potere da parte del lavoro, ma di conseguenza. Quindi c'è da capire un po' che è successo negli ultimi 30 anni e che cosa ha determinato questa perdita di potere, perché... come dire, per riuscire davvero a recuperarlo. E secondo me non si può che partire da un punto che, mi spiace dirlo, ma in questo paese continua ad essere una ferita aperta, ed è quello della precarietà, che è stato un fenomeno che negli ultimi 30 anni ha totalmente rovesciato, come dire, rapporti di lavoro, e non solo, mi verrebbe da dire. E lo dico perché, come dire, su questo secondo me va fatta anche un po' di autocritica, cioè bisogna dirsi che è stato sottovalutato il fenomeno della precarietà, forse più che in altri paesi d'Europa, no? Perché, come dire, continuiamo a guardare, per molto tempo la si è vista come un'eccezione, come qualcosa che si potesse, come dire, contenere attraverso anche i tradizionali strumenti sindacali, no? Cioè è stato visto come un frutto di un tempo, di una globalizzazione che a un certo punto aveva anche una figura, tra virgolette, come dire, quasi mistica, no? Per cui ci si poteva solo adattare, no? Era per certi versi irreversibile. Ecco, questo tipo di approccio, a mio avviso, non ci ha fatto vedere il fatto che la precarietà, come dire, sia anzitutto un dispositivo di governo del lavoro, sia anzitutto un dispositivo di controllo del lavoro. E questo, come dire, è ciò che si trova alla base del fatto che ormai la precarietà non è più fenomeno che riguarda, forse mai è stato in questo senso, come lo diceva Simone, le periferie del mondo del lavoro, ma in realtà la precarietà è un fenomeno strutturale, è la chiave centrale del governo, come dire, del processo lavorativo oggi, no? E questo ce lo raccontano appunto anche i dati di quelli che sono stati i licenziamenti, chiamiamoli licenziamenti, anche se tecnicamente non sono tali, dopo la pandemia, cioè, o il fatto che qualsiasi crisi accade, anche quella che fu del 2008, i primi, no, a perdere il posto di lavoro sono poi precari, no, per certi versi. Ecco, io, insomma, da questo punto di vista, quello che è stato forse anche la capacità della lotta dei rider di esprimere, come dire, un qualcosa che andasse oltre la singola soggettività lavorativa dei rider, era proprio cogliere come la precarietà, intesa come cifra, come dire, esistenziale della vita delle persone, ma soprattutto come cifra decisiva del governo dell'economia che ci si è dato nel trentennio neoliberista, è stata proprio il famoso non per noi ma per tutti, no? Cioè riconoscersi dentro una condizione di precarietà che, per quanto, come dire, possa essere estrema negli elementi più avanzati, come dire, dell'accumulazione capitalista, in realtà riguarda tutti. Lo dico in altre parole: non bisogna essere un rider per ritrovarsi, come dire, a lavorare infinitamente dal punto di vista delle ore in maniera smisurata, non bisogna essere un rider per avere delle cifre. Io faccio il ricercatore precario, come dire, se qualcuno vuole aprire una discussione su quella che è l'ASN, l'abilitazione scientifica nazionale, le soglie o quant'altro, i numeri che ti costringono alla famosa logica del publish or perish, come dire, oppure non è solo il rider a sperimentare le figure di fuga dalla subordinazione, di elusione dal punto di vista regolativo. Ecco, e questo secondo me è uno degli elementi che si trova al centro anche di questa, non dico eccezione italiana, no, ma elemento particolare, elemento, come dire, ancor più aggettante di quello che è accaduto nel resto d'Europa, dove, per carità, magari anche con formule non per forza condivisibili, non per forza ideali, ma per certi versi il colpo è stato retto in maniera differente, mentre qui è stata una cifra che ha caratterizzato e continua a caratterizzare l'esistenza di un'intera generazione. Ma non è questo l'unico punto. L'altro punto sul quale, a mio avviso, è inevitabile riflettere, appunto, era quello da cui partivo. Cioè, com'è stato possibile che in un paese nel quale
le relazioni industriali hanno avuto un ruolo non solo nell'economia, ma mi verrebbe a dire nel costruire l'intero apparato democratico del dopoguerra, si è arrivati a questi numeri. Ecco, qua diciamo va detto un punto, e va detto che per tutta una serie di condizioni si è creato un fenomeno per la quale le relazioni industriali, da strumento attraverso il quale si adatta la produzione alle esigenze di vita, si sono rovesciate nello strumento al quale le nostre esigenze di vita e i nostri tempi di vita si adattano ai bisogni della produzione, no? Cioè, in molti casi, questo non solo dal punto di vista come dire, dei contratti, perché se si arriva a quel dato è perché qualcuno quei contratti l'ha firmati, ma non parlo solo dell'elemento salariale, ancora una volta, parlo di quell'elemento, come dire, chiamiamolo così, di potere quotidiano, no? Che i lavoratori sono in grado di esercitare sul luogo di lavoro e che ha determinato, che negli ultimi 30 anni ha conosciuto un vero e proprio arretramento. E su questo mi verrebbe da dire che, appunto, come si diceva prima, forse il caso del food delivery, della contrattazione del food delivery, è stato assolutamente emblematico del punto in cui si è arrivata alla crisi delle relazioni industriali in questo paese. Questo perché, come dire, mi verrebbe da dire che in questo senso io condivido molto anche alcune delle preoccupazioni dei sindacati nei confronti dell'idea di un salario minimo legale tout court, cioè nel senso di un salario che fissa una cifra oraria senza passare attraverso la contrattazione collettiva. E lo dico con un paradosso, cioè se fosse anche domani l'idea di un salario minimo a 10 euro, ok, ci ritroviamo nel paradosso secondo cui il contratto firmato da Asso Delivery e UGL, che è un contratto che parlava e che è stato sbandierato proprio sulla base delle 10 euro l'ora, sarebbe legale, mentre il contratto firmato dalle rappresentanze sindacali con Justit, che è stato il primo contratto che ha riconosciuto i rider come lavoratori subordinati, non lo sarebbe, perché comunque prevede una cifra inferiore a quella. Ora, dov'è l'inganno? Cioè, a un certo punto le rappresentanze sindacali hanno perso il senno, hanno firmato un contratto inguardabile, mentre, come dire, UGL e Asso Delivery sono riusciti a fare l'interesse dei lavoratori? No, molto banalmente quelle famose 10 euro l'ora che Asso Delivery ha tanto sbandierato come salario che cedevano ai lavoratori, in realtà lì il trucco è che l'ora di lavoro non viene mica contata da quando il rider si logga o da quando il rider, come dire, va al proprio luogo di lavoro, come capita, come dire, alle forme più tradizionali di lavoro salariato, ma viene, si conta solo nel momento in cui il rider ha la pizza nel cassone. Quindi a un certo punto il tempo di lavoro diventa, di un'ora che si spende, diventano 20 minuti, e quindi le 10 euro l'ora vengono riparametrate su quei 20 minuti. Ora capite che chiaramente è un modo attraverso il quale si elude, no? E si fa anche dell'elemento simbolico delle 10 euro, che era l'elemento che più ha sbandierato Asso Delivery, in realtà un vero e proprio specchietto sulle allodole, no? Perché senza potere dentro un luogo di lavoro, senza la capacità dei lavoratori di auto-organizzarsi e quindi anche di condizionare quell'elemento di organizzazione del processo lavorativo, non c'è, come dire, salario minimo legale che tenga, no? Ok? Cioè, io continuo a credere che da questo punto di vista la contrattazione collettiva, ma ancora di più, come dire, il sindacato sia una forza, come dire, di democrazia sui luoghi di lavoro e di democrazia del paese assolutamente insostituibile. E per questo, e qua diciamo avvio anche verso la chiusura, ed è per questo che penso che, per quanto io condivida l'assoluta centralità di parlare di salario minimo, di moltiplicare occasioni di discussioni da questo, come queste qua, io, come dire, mi sento anche di condividere questo, la preoccupazione che ha il sindacato, ma soprattutto mi dico che secondo me è necessario guardare che il salario minimo, come dire, è una condizione necessaria ma non sufficiente per risolvere la questione salariale. Non so se è un gioco di parole da questo punto di vista, no? Perché, come dire, a volte leggo anche dentro, perché oggi c'è un dibattito molto forte sul salario minimo, che appunto vede dei pass da run tipo Boeri, come dire, insistere, no, anche sull'idea di un salario minimo legale altrettanto, no? Quindi senza il pezzo della contrattazione collettiva. E io questo, su questo credo che ci sia, come dire, per certi versi, un punto che tiene insieme tanto, come dire, lo statocentrismo che la statofobia, che badate bene, sono malattie che riguardano tutti, cioè dal sindacato, fuori al sindacato, no? Però condividono un punto, cioè una sorta di idea, mi verrebbe da dire, paternalista dello Stato, in cui lo Stato è questa figura che è in grado di imporre, no, come dire, con un colpo la sua decisione
e come dire, il suo potere anche di condizionare il funzionamento dell'economia. Potere che, mi verrebbe da dire, per molti motivi, qua la discussione sarebbe ampia, non ha un esempio a caso, come dire, che mostra questo, quando si è trattato di decidere quali erano il lavoro essenziale, di no, cioè quando si è trattato di decidere durante i mesi più drammatici della pandemia quale fossero il lavoro e le imprese del quale non si poteva fare a meno, non c'era di fatto uno strumento efficace, si è creato il totale caos, no? Quindi una sorta anche di incapacità, ed è per questo che secondo me c'è bisogno di un potere. Su questo c'è un saggio bellissimo di Thomas Mann, no? Che parla, insomma, del potere infrastrutturale dello Stato. E secondo me qui è di un potere che agisce anche dove lo Stato non vede, no? Cioè questo è il ruolo del sindacato dentro i sistemi democratici, agire anche lì dove lo Stato non vede. E questo per dire che secondo me, ma la butto così, poi magari in un secondo giro possiamo fare approfondimenti, io aggiungerei tre cose rispetto all'idea di un salario minimo legale, fatto come, chiaramente come si è discusso di recente, cioè che estende la contrattazione collettiva, estende il salario previsto dalla contrattazione collettiva non meno, no, di una cifra, io sono d'accordo, debba essere non meno di 10 euro. Punto numero uno, una legge sulla rappresentanza. Cioè, per tutto ciò che si diceva prima, io credo che senza riuscire a sostenere quello che è appunto il potere quotidiano dei lavoratori di nei propri luoghi di lavoro, non c'è salario minimo che tenga. Rischiamo scenari e la moltiplicazione dell'effetto dell'accordo Asso Delivery, UGL e da altre parti. Punto numero due, veniva detto prima, gli ammortizzatori sociali e la riforma del mercato del lavoro. Questo lo dico anche per un altro motivo, cioè le condizioni di povertà salariale sono date anche dal fatto che oggi viviamo davvero una giungla contrattuale. Faccio un esempio su tutte, no? Io lavoro in università, ci si è dovuti adeguare con il Green Pass e la richiesta del Green Pass e quindi il controllo per tutti coloro che entrano all'università. Chi sta facendo quel lavoro lì? Lo stanno facendo delle cooperative che firmano dei contratti giornalieri. Cioè ogni giorno il lavoratore firma un contratto diverso. Ora, è chiaro che senza una soglia come quella del reddito minimo, io dico bene se succede che i lavoratori rifiutano, come dire, lavori, no? Salari da fame come quelli, come dire, che spesso si vedono in giro. Io credo che un paese in cui i lavoratori non possano rifiutare dei lavori indecenti non possa dirsi un paese democratico. Però il punto numero tre, che è forse quello che mi interessa di più, perché c'è in questo momento una discussione forte in Europa e c'è anche una discussione in Commissione Lavoro sul salario, che prevede appunto questa formula attualmente a 9 euro, non 10, con un'eccezione, il lavoro di cura. Ora, questo è un punto secondo me importante e sono molto contento che dopo di me, come dire, c'è qualcuno che parla, che si occupa specificatamente di questo ambito. Però questo secondo me è un punto importante perché, come dire, al netto della praticità della questione, no? Solleva secondo me una questione generale, perché io credo che una proposta come quella del salario minimo legale sia in grado, come dire, non solo di far esplodere le contraddizioni dentro la sfera della produzione, ma ancor di più nella sfera della riproduzione sociale. E penso a una figura su tutte, che è quella delle cosiddette badanti. Cioè, chi paga quei 9 euro l'ora, 10 euro l'ora di quelle badanti? Molte famiglie non sarebbe, con una legge del genere, non sarebbero in grado di permettersi una badante. Molto semplicemente. Questo non è il risultato del fatto che le famiglie sfruttano, ma è il risultato del fatto che sul lavoro di cura, pur tanto celebrato durante la pandemia, in realtà è stato prodotto una mercificazione e frutto anche di una dismissione dei sistemi di welfare, che a mio avviso devono dirci che è necessario che, non, dato che non tutti i lavori sono uguali e che questi lavori sono necessari per consentire di sopravviverci, ci debba essere un intervento pubblico, come dire, che debba sostenere i costi di questo tipo di lavoro, perché non tutto il lavoro può essere affidato al mercato. E quindi da questo punto di vista io credo che sia necessario, come dire, riuscire anche a tenere insieme questi aspetti, perché la crisi salariale non è soltanto crisi dei rapporti di forza dentro i luoghi di produzione, è crisi soprattutto di quello che si è mosso fuori dalla sfera della produzione. E questo penso che sia essenziale per riuscire a guadagnare quel potere
in grado non solo in questo senso, come dire, di raggiungere una cifra salariale dignitosa, ma appunto di ricostruire quei presupposti democratici dentro luoghi di lavoro che purtroppo assieme ai salari stanno venendo a mancare. Grazie. Grazie Marco, hai toccato tantissimi punti, premetto che farei poi un giro per di nuovo gli interventi perché so sicuramente che Simone vorrà controbattere, ma credo anche Elena. Darei adesso invece la parola a Gaia De Regibus, lei è la referente, come vi dicevo, del collettivo Chi si cura di te. Vi parlerà lei di che cosa si occupa il collettivo, ma la ragione per cui lei è qui è questa. Il tema salariale, la questione salariale riguarda sicuramente i rapporti di lavoro subordinato, ma non dobbiamo pensare che non riguardi anche il mondo delle libere professioni e il mondo del lavoro autonomo. Il mondo del lavoro autonomo è per vocazione completamente autoregolamentato e ovviamente qua non stiamo parlando del tema delle cosiddette false partite IVA, quindi perché quelle per noi ricadono assolutamente all'interno del bisogno di riqualificare il rapporto come subordinato, e quindi a quei rapporti dobbiamo applicare le regole del rapporto subordinato. Qua parliamo proprio di un mercato del lavoro che non è più in grado di tutelare i lavoratori autonomi, anche qualora questi peraltro svolgano prestazioni essenziali per il pubblico, come per esempio i medici. Chi si cura di te è un'organizzazione che raggruppa i medici, che è una forma di sindacato dei medici, che però fa anche attivismo politico, perché hanno nella loro attività rivendicato sia per la cittadinanza sia per la loro classe diverse istanze. E quindi a Gaia chiederei di parlarci un po' intanto di quello che è lo stato dell'arte, lo stato di fatto della vostra condizione di medici, dove spesso la committenza è una committenza pubblica, ma che questo non assicura comunque un trattamento in termini di equo compenso o comunque di salario dignitoso. Okay. Allora, intanto buonasera a tutti e a tutte, grazie a tutti per l'invito e soprattutto grazie ad Anita perché comunque sia sono anni che ormai collaboriamo e questo, quindi ti ringraziamo tanto. Intanto partiamo dal presupposto di come è partita questa collaborazione, ed è partita dal fatto che noi non sapevamo neanche cosa fosse un lavoratore subordinato e la differenza tra un lavoratore autonomo e un lavoratore subordinato. Non si sente? Scusate, mi avvicino un pochino. Ok, ora si sente un po' meglio? Bene. Allora, intanto, come dicevo, la collaborazione con Anita è nata proprio dal presupposto che noi, come medici e mediche, non avevamo assolutamente idea di quale fosse la differenza fra un lavoratore autonomo e un lavoratore subordinato. Quindi è partita proprio da questa cosa qua, dal fatto che lei ci ha raccontato come difenderci qualora diventassimo, senza saperlo, lavoratori subordinati. Questo perché partiamo dal contesto in cui noi viviamo. Appunto, Chi si cura di te, nonostante il titolo della nostra, il nome della nostra organizzazione, appunto è un'organizzazione che parte dalla domanda posta ai colleghi, ossia tu che ti curi delle persone, chi è che si cura di te? Soprattutto giovane medico, cioè partiva da questo il presupposto. Quindi non ci occupiamo sì del lavoro di cura, ma non nel contesto appena citato da Marco, seppur lo vediamo dall'esterno. Io in particolare porto l'esperienza come camice grigio, che è un termine che noi abbiamo coniato per definire il limbo che sta tra la laurea e la specializzazione, che è l'unico modo che ha un medico o una medica per entrare nel lavoro pubblico, cioè non completamente l'unico, perché ci sono alcune lontanissime situazioni in cui nonostante tutto può entrare nel lavoro pubblico, ma sono molto rare, sono eccezioni e sono difficili da ottenere. Quindi da questo punto di vista, quindi io ho lavorato per tanto tempo come camice grigio, da qui appunto partiva la collaborazione con Anita,
E in tutto questo io poi sono riuscita a entrare nella specializzazione di medicina generale e quindi sono una futura medica di famiglia. Quindi vedo, ho visto tutta una serie di contesti e lavori in questi anni di lavoro. Di fatto contestualizziamo cioè la nostra professione, che è comunque una professione privilegiata. Mentre ascoltavo mi è venuto proprio da pensare alla canzone di Gian Cane, Ipocondria, in cui comunque dice il mio medico paga un mutuo grazie a me solo per dirmi che ho l'ipocondria. Quindi in effetti questo è un po' vero, noi paghiamo il mutuo grazie alle persone che ci pagano. Comunque, il contesto in tutto questo è che, essendo dei privilegiati, partiamo dal presupposto che anche in questo senso noi abbiamo una tassazione superiore, quindi noi abbiamo già una tassazione statale superiore. Vabbè, però questo è un dettaglio che possiamo tralasciare. Allora, noi viviamo di fatto due situazioni, come raccontavo più volte ad Anita. La prima è quella da lei citata, ossia la libera professione. Questa libera professione è di due tipi, in primis con la popolazione e in secondo luogo con i nostri stessi colleghi. Ora, noi partiamo dal presupposto che non veniamo assolutamente formati a contrattare per il nostro lavoro, nel senso che noi siamo cresciuti durante i 6 anni di medicina a pane e vocazione. Quindi priva di un'idea vera e propria del valore del nostro lavoro e della nostra professione. E quindi usciamo in un mondo del lavoro che, come già citato da tutti quanti prima di me, è un mondo del lavoro impoverito. Ed essendo un mondo del lavoro impoverito non per noi ma per tutti gli altri, la nostra contrattazione è basata sulla colpevolizzazione del singolo professionista nel momento in cui cerca di chiedere il proprio salario. Cioè, come diceva prima, lui ha citato gli odontoiatri, il dentista è un costo per il singolo, così come il certificato medico è un costo per il singolo. Quindi nel momento in cui il medico o la medica chiede qualcosa alla popolazione, il medico viene colpevolizzato per avergli chiesto qualcosa che il singolo non si può permettere. Questo però non vale solo sul singolo cittadino nel rapporto col suo paziente, cioè il contrario, scusa, col suo medico, ma anche con chi cerca di far lavorare il singolo medico non come paziente ma come committente, nel senso che ripetutamente si richiede comunque al medico di abbassare il suo prezzo per poter partecipare a un lavoro. L'esempio più plateale sono i singoli eventi. Nel singolo evento io voglio creare un evento, devo pagare un medico o una medica per fare servizio a questo evento. Però lui mi chiede troppo, come può chiedermi così tanto allora? Non mi può chiedere così tanto, e quindi parte dalla colpevolizzazione del non me lo posso permettere neanche come committente. Il secondo contesto invece è il rapporto con i colleghi più anziani. Nel momento in cui noi lavoriamo con i colleghi più anziani, che tipicamente io lo vivo come futura medica di famiglia, quindi lavoro con i medici di famiglia come sostituta, in questi anni ne ho viste di tutti i tipi. Questo è stato forse il lavoro più importante che, come Chi si cura di te, in particolare a Torino, siamo riusciti a fare, nel senso che inizialmente, quando io sono entrata nel mondo del lavoro, la risposta classica che veniva riservata a noi medici era: cosa chiedi di stare a casa a riposare, che io quando avevo la tua età non riposavo? Cioè proprio c'era un completo azzeramento dei diritti del singolo sostituto, tu devi lavorare tutti i giorni, cioè questo era l'emblema del nostro lavoro. Questo perché la convinzione, a mio parere, è un po' che il medico singolo deve essere il medico eroe. Questo medico eroe è come rappresentato nella mente sia del lavoratore singolo che della popolazione, nel senso che persino noi, quando usciamo con questa convinzione del medico eroe, che lavora 24-36 ore di fila, fa di tutto per i suoi pazienti, e non si lamenta mai. Questo è il medico come è immaginato da tutti. Quindi tu come puoi pretendere di stare a casa a riposare? Non lo devi pretendere, tu devi lavorare. Cioè, insomma, noi stiamo male. Cioè, più o meno è questo il contesto in cui noi ogni tanto ci troviamo un pochino a lavorare. Non sempre, ma può capitare. Per fortuna, non sempre. Ma quando ero appena laureata mi è capitato spesso. Comunque, in tutto questo c'era appunto
tutta la difficoltà relativa al trattamento da parte dei medici titolari, dei sostituti, che abbassavano il proprio prezzo, cioè il prezzo del lavoro del singolo sostituto, e in tutto questo ogni tanto non lo pagavano nemmeno oppure lo maltrattavano, e quindi tutto il lavoro di chi si cura di te di questi anni è stato svolto qui in Torino apposta per unire i singoli sostituti, garantire ai singoli sostituti il compenso almeno secondo il nostro accordo collettivo nazionale che prima citavo. Uno dei 1000 accordi citati prima è proprio quello dei singoli sostituti, perché noi rientriamo in questo ACN che però non è più adeguato in realtà al mondo in cui viviamo, nel senso che è stato fatto in un momento che era pre-pandemia e comunque sia molto diverso da quello in cui viviamo adesso, che risente di tutti i tagli che sono stati fatti al nostro Servizio Sanitario Nazionale e che ha previsto quindi l'aumento del massimale dei singoli medici, che quindi ora arrivano ad avere 1500 pazienti, e quindi il lavoro del singolo sostituto è molto cresciuto rispetto al salario del singolo sostituto. Ma questo è un contesto comunque diverso da tutto quanto. In tutto questo, allo stesso tempo abbiamo un rapporto con il pubblico, quindi a livello statale, molto particolare, nel senso che tutto il territorio risente del cosiddetto lavoro di dipendenza convenzionata, che è una dipendenza che non è una vera dipendenza, nel senso che il dipendente convenzionato paga le tasse come un singolo dipendente, quindi si vede decurtare dal proprio stipendio lo stesso livello di tasse del dipendente normale, ma allo stesso tempo non ha alcun diritto. Quindi il giovane medico, che è una delle cose che può più facilmente intraprendere come lavoro, che è la guardia medica per esempio, si ritrova a lavorare con un contratto che da un lato ha il pagamento come dipendente, dall'altro ha come un minimo 12-24 ore, nel senso io faccio un contratto di 12-24 ore ma mi ritrovo a lavorare anche per lo Stato 12-24 ore di fila, talvolta anche 36 in alcuni contesti un po' più nascosti, però ci sono anche di questi tipi di lavoro orario, però senza alcun diritto, nel senso che non ho le ferie, non ho la malattia, la maternità è pagata dall'ENPAM e non dal mio datore di lavoro, e quindi sono un peso per la collettività se vado in maternità, ma nel vero senso della parola, e si vede tantissimo per le titolari di studio medico come mediche di famiglia. In questo momento stiamo avendo grossi problemi perché le titolari stanno andando, quasi molte titolari in Torino stanno andando in gravidanza e non c'è nessuno che le sostituisca, e l'ASL, che dovrebbe essere quella che trova la soluzione, incolpa le colleghe del fatto che vanno in maternità e che non trovano nessuno, che sono affari tuoi se non trovi qualcuno, tu devi trovare qualcuno, quando invece è l'ASL che deve trovare qualcuno, ma non lo può trovare perché non c'è nessuno, questo è vero, cioè nel senso non c'è nessuno che possa sostituirli, perché siamo rimasti in pochi, e questo è colpa di tutti gli investimenti statali in fatto di salute che ci sono stati negli ultimi 30 anni, quindi si è creato un paradosso da questo punto di vista nel nostro lavoro, perché la domanda di lavoro è altissima. Le ASL non assumono, perché non stanno comunque assumendo, e anche in questi mesi che chiedevamo aiuto come guardie mediche non hanno assunto nessuno fino ad adesso, fino a ottobre, nel senso che adesso che ci siamo licenziati in massa dalla guardia stanno assumendo persone nuove, ma il numero sarà sempre lo stesso, perché tanti quanti si sono licenziati, tanti ne stanno assumendo, fra poco si fermeranno, quindi alla fine sarà lo stesso numero di guardie mediche a dover gestire lo stesso orario di lavoro, che comunque ti ritrovi a fare comunque 24 e 36 ore di lavoro di guardia per riuscire a star dietro a tutti i turni che bisogna fare. Quindi c'è questo paradosso da questo lato qua, che comunque sia non va a coprire le necessità dello Stato, mi fermo tra poco, le necessità dello Stato, che comunque ci sono tutte le liste d'attesa eccetera, però non so il contesto di questa discussione, ma allo stesso tempo c'è il fatto che i professionisti non conoscono il proprio valore professionale, e quindi c'è la guerra al ribasso, per cui appena vedi un lavoro ti offri per un prezzo inferiore, nonostante tu abbia una grossissima percentuale di possibilità di lavoro. Quindi c'è anche questa disinformazione, di incapacità di rendersi conto
di quello che stiamo facendo. Quindi il nostro grosso lavoro e la nostra grossa difficoltà è proprio relativa al fatto che siamo, essendo liberi professionisti in particolare, siamo tutti sfaldati da questo punto di vista e ci ritroviamo nel contesto in cui abbiamo colleghi che si ritengono così privilegiati da andare a fare lavori presso teatri importanti anche in Torino gratuitamente in cambio del biglietto dell'ingresso nel teatro. E quindi senza rendersi conto che nel momento in cui loro accettano questa cosa tolgono del lavoro a qualcuno che quel lavoro ne ha veramente bisogno. E quindi c'è veramente questo contesto che è un po' paradossale e particolare. E basta, direi che ho detto tutto. E, insomma, ho fatto un po' un racconto e condivido queste quanto avete detto voi per il resto. Grazie, grazie molto. Allora, mi hanno sollecitato la chiusura dei lavori, però ovviamente non toglierei mai le repliche a ciascuno di voi, quindi direi facciamo un altro breve giro se volete, stando nei, sì, ecco, pochi minuti, non vi dico quanto mi hanno detto, quindi perché vi toglierei la poesia, però diciamo che siate brevi. Ok, tiratemi un calcio anche da dietro. Allora, sì, in realtà gli interventi sono succeduti, mi consento di fare una precisazione che non ho posto prima sul tema del salario minimo, che poi non ho trattato in termini di dettagli tecnici. Ovviamente io sono d'accordo sul fatto che va introdotta una misura legislativa che dica sostanzialmente il minimo salariale deve essere legato ai contratti collettivi nazionali, quindi legato a mantenere l'autonomia dei sindacati nel determinare i minimi contrattuali, ma non sotto i 10 euro lordi. Quindi così facendo si ristabilisce il principio per cui il lavoratore è coperto dal contratto, non è coperto esclusivamente da una paga oraria, ma da tutto il contratto, quindi ha tutti i diritti sociali collegati, diciamo, al lavoro, ma allo stesso tempo ha un salario non inferiore ai 10 euro lordi l'ora, cioè ha un salario che gli consente di vivere dignitosamente. Questo è il primo punto. Il secondo aspetto, voi avete detto molte cose giuste per analizzare il mercato del lavoro e per analizzare il mondo del lavoro. È verissimo che rispondere alle difficoltà che oggi ci sono nel mondo del lavoro bisognerebbe intervenire su tanti ambiti. L'ambito del mercato del lavoro, del diritto del lavoro, l'ambito più legato, diciamo, alla politica economica, no? Il tema delle internalizzazioni, per esempio, dei servizi pubblici, il tema della politica economica, cioè di dove si vuole specializzare questo paese, quali sono le frontiere, no? Produttive, industriali, su cui vuoi, diciamo, specializzare questo paese. C'è una questione, sono questioni tantissime, ampie, quindi la questione salariale non risolve da solo il tema. Però se ci pensate bene, ci ragioniamo insieme, porre il tema del salario è una specie di prisma che apre a tutte queste questioni. Cioè oggi parlare di politica salariale ti consente di dire: ok, salario minimo, io ti pongo il salario minimo proprio perché voglio che quel servizio venga oggi internalizzato allo Stato, perché non voglio che ci sia quel lavoratore di una cooperativa privata pagata a 5 euro l'ora. Io ti dico salario minimo a 10 euro l'ora perché deve essere lo Stato che deve internalizzare quel servizio. E quindi rispondi al grande tema delle internalizzazioni, perché la gestione degli appalti non è solo un elemento che riguarda il tessuto privato, la struttura privata, cioè la catena degli appalti e subappalti, ma una parte del lavoro povero è anche lavoro povero pubblico appaltato a cooperative, a SRL, pensate a tutti i servizi di welfare, no? Che oggi una parte consistente a causa delle privatizzazioni sono state appaltate. Quello è un pezzo di lavoro povero. Risponde alla questione della specializzazione produttiva. Perché questo paese si è impoverito, tra le altre cose, dentro una fase storica che noi dobbiamo sempre ricordarci, perché secondo me è essenziale, ed è il periodo che va dal 90 al 93. In quei tre anni l'Italia ha conosciuto privatizzazioni dell'industria pubblica, quindi le grandi industrie pubbliche sono state privatizzate, cancellazione della scala mobile, quindi lo strumento di indicizzazione dei salari sul costo della vita, che era lo strumento che garantiva soprattutto ai lavoratori più poveri di vivere dignitosamente, e accordo di riorganizzazione delle relazioni industriali, che diceva sostanzialmente una cosa importante, diceva cioè i salari, il primo livello dei contratti collettivi nazionali lo dobbiamo tenere fermo,
perché dobbiamo entrare e rispettare i parametri di Maastricht e lì bisogna mantenere, diciamo, i salari bloccati. L'aumento dei salari può avvenire sul secondo livello, quindi sul livello aziendale, sulla base della produttività raggiunta dalle singole imprese. Questo in un paese che nel frattempo stava perdendo la grande industria e stava vivendo un processo di miniaturizzazione dell'impresa, cioè stava arrivando dalla grande industria all'esplosione della piccola e della microimpresa. Se oggi voi pensate che il 70% dei lavoratori sono occupati in aziende da 0 a 9 dipendenti dove non conoscono la contrattazione di secondo livello, cioè i sindacati lì dentro non entrano neanche tante volte, cioè i sindacati, la contrattazione di secondo livello si fa, diciamo, nelle imprese che hanno, diciamo, o un numero di occupati tali sopra i 15 dipendenti oppure comunque una robustezza anche dal punto di vista degli investimenti, della specializzazione, della posizione in cui si occupa. Quindi il tema salariale risponde anche a questo, risponde anche alla specializzazione produttiva, perché è verissimo che il lavoro povero è legato alla frammentazione del lavoro e alle poche ore lavorate durante l'anno, i famosi part-time involontari, ma dove si verificano i part-time involontari prevalentemente, non totalmente? Nei servizi alla persona. Cioè il part-time involontario è molto più comune nei servizi di ristorazione, di alloggio, tutti quindi i servizi ricettivi, i servizi di ristorazione, diciamo i servizi ricettivi e i servizi turistici in particolare. È lì che c'è la quantità più ampia, diciamo, di part-time involontari, ed è quello ormai i settori occupazionali in crescita in Italia. Cioè, dopo la crisi del 2008, se voi guardate il trend in cui cresce l'occupazione, in quali settori, vedrete che l'occupazione cresce quasi esclusivamente lì, perché la manifattura nel frattempo perde 1 milione di addetti complessivamente. Quindi hai un impoverimento della specializzazione produttiva, un impoverimento che produrrà poi a catena un impoverimento anche dei salari, delle condizioni reddituali, che tu puoi cercare di interrompere o se sei al governo e dici vabbè, siamo al governo e allora facciamo delle politiche economiche espansive, lavoriamo sulla specializzazione manifatturiera, lavoriamo con una politica economica ampia. Ma se non stai al governo e stai come noi qui, dobbiamo individuare un tema, un terreno comune che ci unifichi, che ci faccia, diciamo, tenere insieme le nostre vite e che allo stesso tempo alluda a un discorso generale. E qui il senso della campagna sul salario, perché la campagna sul salario, ripeto, risponde al tema delle internalizzazioni. Dico una cosa al volo: Marco giustamente ha citato il l'OCSE, no? Il dato che tutti voi avete visto, in 30 anni un lavoratore guadagna meno di quanto nel 2020 guadagna meno mediamente di quanto guadagnava nel 1990 in Italia, è l'unico paese in Europa. L'Italia, diversamente dagli altri paesi, non ha visto, Europa occidentale, una polarizzazione dei redditi nella distribuzione del lavoro, ha visto un slittamento verso il basso dei salari. Cioè, mentre gli altri paesi, Germania, Francia, vedevano una polarizzazione nella struttura occupazionale, crescevano i lavori altamente qualificati e crescevano anche quelli più poveri, l'Italia ha avuto uno schiacciamento verso il basso. Significa che le classi medie salariate, insegnanti, tutti il settore pubblico e anche settori privati, cioè classi medie impiegatizie, hanno perso terreno dal punto di vista del reddito, dal punto di vista del salario. Quindi, se ci pensate, e questo anche perché abbiamo avuto in Italia il cosiddetto blocco del turnover, cioè che abbiamo avuto un sottofinanziamento poderoso dell'occupazione pubblica. E quindi questo è il tema, cioè oggi attraverso la questione salariale tu riesci a individuare e a guardare quello che è accaduto in questo paese e riesci a riunire il mondo del lavoro, non solo il mondo del lavoro della classe operaia tradizionale, ma penso a un pezzo di classi medie a cui la sinistra o non ha saputo parlare, e infatti si sono rivoltate e hanno votato 5 Stelle, una parte consistente di quel mondo, penso al settore pubblico, perché non ha visto più, diciamo, delle proposte di protezione sociale. Ma protezione sociale, guardate, non è solamente rassicurazione, ripeto, protezione sociale significa avere un orizzonte di emancipazione. Sto per tirare il calcio, ok. Allora, Elena, Marco, vi chiedo di essere brevi, concisi, perché siamo strettini coi tempi.
No, io solo, visto che siamo stretti in quei tempi, solo una considerazione che tiene insieme un pezzo dell'intervento di Marco e quello che diceva Simone adesso, che condivido, che è questo. Tra la crisi del 2008 e quella di adesso c'è una differenza abbastanza sostanziale, che nel 2008 sono un po' riusciti, diciamo, quella che noi chiamiamo la classe operaia, quindi dalla manifattura in particolare, uomini di mezza età. Questa crisi, proprio per le caratteristiche che diceva Simone prima, cioè per come è cambiato il mondo produttivo, no? Che ha avuto una grossa segmentazione cosiddetta orizzontale, si è spostato, diciamo, dalla manifattura classica al terziario, anche a punte di terziario avanzato non così consistenti, purtroppo è una crisi che riguarda, non a caso in particolare, donne e giovani, perché è il pezzo del mercato del lavoro che sta in questo frullatore, diciamo, di lavoro discontinuo e con poche tutele. E c'è un altro tema che non abbiamo toccato, che toccheremo magari in un altro dibattito, questo ovviamente, c'è la questione salariale, si traduce anche nella qualità e nella dignità e nelle aspettative di ciascuno e ciascuno di noi mentre lavoriamo, ma anche quando non lavoriamo più, tolto che noi credo che ci toccherà per un tot. E a oggi noi abbiamo, a parità di lavoro, una differenza salariale, perché nelle varie, diciamo, diseguaglianze che ci sono, una delle più forti ovviamente è quella del genere, noi abbiamo a parità di lavoro oggi un circa 16% di differenza salariale tra uomini e donne nel nostro paese, che si traduce in circa il 30% di differenza sulle pensioni, con una curva demografica che nel nostro paese ormai, diciamo, imbarazzante, ma imbarazzante proprio perché se uno appunto non sa se si può pagare l'affitto o il mutuo, magari, insomma, noi abbiamo un'aspettativa di vita mediamente più alta di 3-4 anni delle donne, e quindi noi abbiamo una situazione in cui c'è non solo una curva demografica che non permette di innovare, qualificare il mercato del lavoro, ma che fa sì che noi abbiamo tendenzialmente donne anziane sole con un reddito molto basso. Quindi il tema della povertà e quindi del reddito ci deve interrogare non solo durante l'arco della vita di lavoro e nella sua discontinuità e come cercare di rompere questo elemento di discontinuità, ma soprattutto anche in un'altra fase dell'età di cui appunto parleremo forse in un altro dibattito. Ci di teniamo. Sicuro dobbiamo organizzare un altro dibattito perché le cose da dire sono troppe, quindi facciamo puntate. Non voglio prendere un calcio perché ho già la qui malandata e passo la parola a Marco. Mi basta un danno fisico. Grazie Elena, grazie a tutti. Io in realtà condivido tutto, vado telegrafico, giusto per telegrafico aggiungere... davvero, perché sì, c'è Rocco per... Albanese che ci sta mandando le frecce, io ve lo dico, non le vedete, ma no, non fare il pacifico, perché sarò davvero rapidissimo. Punto numero uno, ci vuole una legge, cioè questo io credo che per tutte le cose che diceva Simone prima, insomma, il fine politico principale di una discussione sul salario minimo è far esplodere le contraddizioni che ci sono oggi sul terreno dell'economia, particolarmente dentro la cornice pandemica. E questo, in passato magari potevano essere altri strumenti, oggi serve una legge, così come ci è servita una legge per poter fare un contratto con Justit o quant'altro per stare sull'attuale, o così come ci è servita una legge nello statuto dei lavoratori del 70 per attivare una stagione di contrattualizzazione come quella che c'è stata nel 76-77, ad esempio. Quindi io credo che sia assolutamente necessario portare a quel livello là la discussione. Punto numero due, e credo che sia necessario farlo... Il microfono sta cedendo, ragazzi, sono segni. No, te lo... Ok. Penso che sia necessario farlo, anzitutto, per riuscire a governare la ripresa, perché... Il rischio, secondo me, grosso in questo momento, che non tutta la ripresa è buona, come diceva anche prima Simone, il rischio è che in questo momento l'interesse dei capitali finanziari, così come è successo, come dire, nella crisi del 2008 con le piattaforme digitali, no? Cioè non è un caso che le piattaforme digitali vengono fuori proprio dopo la crisi del 2008, è perché in quei casi, come dire, c'è stato un interesse da parte anche dei capitali finanziari di andare banalmente nei settori dove non c'è il sindacato. Molto banalmente, uno dei fattori, le logiche della finanza, anche qui sarebbe da fare un incontro, sono perverse,
e hanno come fine anche quello di investire lì dove il sindacato è debole, punto. Cioè funziona così, per cui se non si crea uno strumento in grado di supportare la contrattazione come può essere il salario minimo, il rischio è che la ripresa, come dire, moltiplica ancora di più quei lavori inquinanti, quei lavori poveri, eccetera, eccetera, eccetera. Ultimo punto, però secondo me è assolutamente necessario, anche per le complessità che diceva Elena, cioè sulla natura anche demografica di questo punto, fare in modo, come dire, io sono d'accordissimo che ci vuole la legge, però dall'altro lato, per riprendere la metafora del prisma, il prisma mostra le sue facce se riceve la luce, no? Ok? Cioè se riceve dei fasci di luce che mostrano, come dire, per certi versi. Quindi è assolutamente, secondo me, necessario resistere anche alle tentazioni di riduzionismo, no? Cioè, come è stato fatto pure in passato, io ho partecipato anche ad altri movimenti, uno su tutti è stato quello dell'Onda, no? Dove, per esempio, veniva posta la questione del reddito minimo, che poi ci si diceva che era irrealistico, poi, come dire, qualcuno ci ha costruito invece il proprio successo politico. Però secondo me è assolutamente necessario evitare, anche il rischio che ci fu allora da questo punto di vista, di individuare una formula che sia la panacea per tutti i mali. Quindi secondo me è necessario che in questo senso si stia anche dentro la complessità delle questioni che sono in atto, perché, come dire, questo secondo me quello che è veramente in gioco in una fase come questa non può essere altro, cioè la si può guardare, come dire, da un occhio politico, è, come dire, il governo dell'uscita dalla pandemia. Questa è la reale fine per il quale, a mio avviso, è assolutamente centrale parlare di salario minimo oggi. Ancora Gaio, una battuta. Faccio un ultimo passaggio, ultimo, sia che tutto è giusto, tutto è bellissimo, la legge eccetera eccetera, che però ritengo comunque fondamentale e importante investire anche su formazione e comunicazione, perché noi possiamo anche pensare di immaginare la legge più figa dell'universo che va a cogliere tutte le sfumature necessarie, ma se la persona che in questo momento prende 3 euro all'ora non sa neanche che esiste, non sa neanche perché deve esistere ed è colpevolizzata nel momento in cui chiede di più da chi gli sta intorno, allora è completamente inutile il lavoro che stiamo facendo, perché non verrà sostenuta dalle persone che ne hanno effettivamente bisogno. Fine. Grazie Gaia, colgo questo assist perfetto per dire che è per questo che APA ha pensato di avviare una campagna sul salario minimo e sul reddito, anche proprio per non creare una vertenza né sostituirsi ai partiti nella proposta di stesura di una legge sul salario minimo, perché i lavori sono già avviati e se ne stanno occupando in molti, ma intanto per creare una consapevolezza nella classe lavoratrice che anche noi condividiamo, come diceva Gaia, al momento non c'è, e quindi è importante che si inizi a diffondere quest'idea che nessun lavoratore deve più essere povero, nessun lavoratore, nessuna lavoratrice. Vi invito a dare un'occhiata sia al sito attiviamoci.org, dove troverete tutti i materiali della campagna, e anche al nostro banchetto all'ingresso, campagna sostenuta da Comunet insieme ad App. E vi ricordo, per gli iscritti di App e per chi non è ancora iscritto, ha piacere di iscriversi, che il 20 e 21 novembre ci sarà l'Assemblea Generale di App in presenza a Roma, e quindi siete tutti benvenuti e benvenute. Grazie della partecipazione. Fatevi una foto assieme, relatore. Sì, dai, facciamoci una foto assieme. Naturalmente poi andremo magari anche al centro per l'impiego, per dire in via Bologna, un po' stare i volantini nelle prossime settimane, eccetera, eccetera, ma ora... come giusto che sia, dato che sono quasi le 21, ci spostiamo a cena per chi ha prenotato, insomma, per chi vuole cenare, perché a seguire vi segnalo che in teoria alle 21.30, naturalmente un po' più tardi, ci sarà uno spettacolo di stand-up comedy che si chiama La Vigo Male, uno spettacolo di e con Antonio Piazza.